A 40 anni dalla morte, avvenuta il 9 luglio 1982, la parrocchia Santa Maria degli Angeli, la Congrega dell'Immacolata, l'Associazione Caraville del gruppo Borgo hanno voluto ricordare il canonico Monsignor Antonino Gioffrè. Entrato in seminario all'età di 13 anni, fu ordinato sacerdote nel 1939 e da allora svolse la sua attività pastorale quasi sempre nella cittadina della Costa Viola. Ad aprire i lavori dell'incontro, moderato dal giornalista Carmelo Tripodi e alla presenza del sindaco Don Epistolesi, padre Giuseppe Calogero. Ricordare Don Antonino Gioffrè, parroco per 35 anni della nostra comunità parrocchiale di Porelli e servitore delle famiglie della città di Bagnara, è stato doveroso da parte della parrocchia e della nostra comunità. Siamo contenti di aver raccontato parte della sua vita, che è uno sprono a metterci al servizio della nostra cittadina ancora oggi e in particolare per noi cristiani, per ringraziare per il dono della fede, per il dono dei sacerdoti e per il dono dei testimoni della carità. Siamo molto contenti di questa serata che ha raccolto tanti cittadini che hanno voluto ricordare il nostro pastore canonico Gioffrè. Per 35 anni come parroco di Santa Maria degli Angeli è stato un punto di riferimento per tutti e testimone di fede autentica. Si prese cura in modo particolare dei giovani, aiutandoli a crescere nella libertà e nella responsabilità, esortandoli a vivere la fede in ogni ambito del loro agire quotidiano. Interlocutore privilegiato del mondo giovanile del tempo, a cui dedicò come educatore e formatore gran parte del suo ministero pastorale. E il dottor Franco Militano è uno di quei giovani che lo hanno conosciuto bene e gli sono stati accanto da fanciullo, da adolescente e da collaboratore dell'Azione Cattolica. Ho ricordato la figura di Don Gioffrè, innanzitutto con senso e sentimento di gratitudine, perché di lui ho ricordi preziosi, meravigliosi. È stato un grande pastore di anime, un grande educatore, un padre spirituale meraviglioso. Io sono stato vicino a lui soprattutto come chierichetto e poi come componente dell'Azione Cattolica, percorrendo un pochino tutti gli stadi e i ruoli, e poi mi ha designato a fare il presidente di Azione Cattolica. Sono stato sempre vicino a lui e lui ha creduto in me, ha fatto di tutto perché potessi andare a studiare dai Salesiani. E per me i Salesiani e la loro formazione ha rappresentato la pietra miliare che mi ha condotto effettivamente a conquistare tante vette mie personali. E poi Don Gioffrè mi ha stimolato a partecipare in politica, ad assicurare una presenza cristiana e dare il buon esempio. E così feci, sono stato capogruppo della Democrazia Cristiana per diversi anni ed assessore all'urbanistica. Poi di lui ricordi meravigliosi per quanto riguarda sia i giovani che ha coltivato in tutte le forme e maniere, e poi il suo ministero esercitato nei confronti sia degli intellettuali che degli operai. Agli intellettuali ha fatto proposte, confronti, dibattiti, seminari. Agli operai ha dato il meglio in tutte le loro esigenze. La sacrestia era diventato quasi quasi un patronato antesignano e da antesignani sono stati diversi i suoi movimenti con la creazione e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, a partire dal cinema, la radio, il ciclostile. Che cosa non ha fatto Don Antonino Gioffrè, dal garantire la scuola a Porelli, dalla costruzione della chiesa e dell'oratorio? In tutto si è dedicato in maniera multiforme e variegata. È stato un grande che dobbiamo ricordare per sempre, deve restare nei nostri cuori, e per onorarlo
dobbiamo cercare di imitarlo e di fare sempre meglio. A parlare del libro sulla storia di Bagnara è stato lo storico Natale Zappalà, mentre il professor Alfonso Infantino ha reso testimonianza dell'importanza della figura di Don Gioffrè nella sua vita e dei primi anni di magistero a Solano. Maria Rita Carbone e Nino Romeo hanno chiuso gli interventi dei relatori con il numeroso pubblico presente sempre attento e desideroso di condividere quanto esposto da chi è stato chiamato a tratteggiare la figura di un grande uomo di fede, di cultura e che ha lasciato un ricordo indelebile in chi lo ha conosciuto. È stata una serata interessante, di contenuti veramente grandi, grazie alla testimonianza di chi aveva conosciuto, di chi ha conosciuto come me Don Antonino Gioffrè. Una cosa che mi è sfuggita stasera nella testimonianza che ho fatto è quella che voglio ribadire adesso, l'importanza che ha dato lui, Don Gioffrè, al ruolo della donna nella Chiesa. Era vietato avvicinarsi al Lambone per negli anni 60, fino agli anni 60 almeno, fino a quando il Concilio Vaticano II nel 63 non si era concluso, perché poi da allora in poi la donna cominciò ad avvicinarsi al Lambone della Chiesa e a leggere le Sacre Scritture, e Don Gioffrè è stato un antesignano di questo. Ci chiamava, ci dava prima dell'inizio della messa, ci dava il compito di avvicinarci al Lambone e di leggere le Sacre Scritture, una cosa privilegiatissima. Che dire di Don Gioffrè? Una figura che ricorderemo per sempre, che porteremo anche ad esempio alle generazioni future per il grande bene, il bene che ha fatto per questa comunità. Per me è stato un grande onore questa sera essere presente, intervenire in una serata a ricordo in Don Antonino Gioffrè. Io mi sono cresciuto con lui, quindi abbiamo parlato di un uomo di chiesa e di cultura che per Bagnara ha fatto tanto.